ho iniziato a pescare, ho sempre orientato il mio interesse verso il fucile ad elastico. Da sempre mi ha affascinato quella sua forma così essenziale, spartana e discreta, quasi rispettosa, tramandata da chi in mare è stato pioniere della pesca in apnea. Nelle tante ore passate in mare, con i tanti pesci presi o mancati, ho cercato sempre di capire come funzionava un arbalete. Perché alcuni andavano meglio di altri? Perché a volte si sbagliavano pesci a un palmo dall'asta e a volte si facevano tiri incredibilmente precisi? Tutte queste domande mi hanno spinto a studiare e a modificare nel tempo le mie armi, secondo studi e prove realizzate in stagioni e stagioni di pesca. Naturalmente tutte le modifiche portavano sempre a grossi miglioramenti, fino a quando mi sono cimentato nella costruzione di un'arbalete in legno. È stato in quel momento che il risultato è divenuto straordinario. Il legno mi ha permesso di realizzare un'arma nella quale sono contenuti tutti gli ingredienti che portano a un prodotto di eccellente qualità. Il legno è il primo materiale con il quale l'uomo ha realizzato quegli strumenti destinati a migliorare la sua convivenza con la natura selvaggia. Era un materiale di facile reperibilità, non complicatissimo da lavorare, rigido e flessibile allo stesso tempo, leggero e galleggiante, duraturo nel tempo, resistente al sole e alla pioggia e naturalmente di ineccepibile e intramontabile bellezza e prestigio. Tali caratteristiche sono il motivo per il quale uno dei suoi primi utilizzi è stato proprio la fabbricazione delle armi. Il legno, essendo un materiale naturale, ha una sua anima, che lo porta a non essere completamente inattivo nel tempo. Tende quindi a vivere per tutta la sua esistenza. Inoltre, ha un peso specifico variabile, non solo per ogni tipo di essenza, ma anche per ogni listello, tagliato dallo stesso pezzo iniziale. Importantissimo, quindi, è la scelta dell'essenza e dei pezzi grezzi e, naturalmente, il grado di stagionatura. Osservando un listello in legno, possiamo leggere la sua indole attraverso le sue fibre. Quanto più saranno lineari, inferiori saranno le tensioni interne. Se l'orientamento e la disposizione sarà accentuata e contorta, tanto più avremo la possibilità che il listello si possa storcere lavorandolo. Le fibre sono il suo carattere, bisogna cercare di interpretarle. Per questa ragione, deve essere lavorato con estrema esperienza e ricercata attenzione. Niente va lasciato al caso. Nulla sottovalutato. Le arbalete Jiman Sub sono rigorosamente lamellari e ovviamente artigianali. La lavorazione dal pezzo grezzo al prodotto finito va seguita attentamente. Ogni venatura di un listello va scelta, controllata e opportunamente accoppiata. Solo così si può essere certi di aver stabilizzato quel blocco di legno che sarà la partenza del nostro arbalete. Il legno
ci permette di creare fusti di forme infinite, scaturite da attenti studi fisici e idrodinamici e da continue sperimentazioni e collaudi in mare. Fucili completamente integrali e non assemblati, per questo senza giunzioni deboli, dotati di una grande resistenza meccanica, estrema rigidità e nello stesso tempo di quella caratteristica che serve ad assorbire, come nessun altro materiale sa fare, le vibrazioni provocate dallo sparo, a tutto vantaggio di precisione e potenza rilasciata sulla Tahitiana che scorre rigorosamente su una guida integrale. Uno dei principali problemi dell'imprecisione di un fucile è rappresentato dal rinculo causato dall'uscita violenta dell'asta, che ha come effetto quello di spostare il fucile in una direzione opposta, influendo negativamente e inevitabilmente sulla precisione del tiro. Dal momento in cui si preme il grilletto a quando l'asta abbandona completamente il fusto, passa solo una frazione di secondo, che però è sufficiente per deviare la corsa rettilinea dell'asta. Per ridurre al minimo questa componente, bisogna lavorare sui punti di applicazione delle forze che intervengono sul fucile. Vale a dire, posizione dell'impugnatura rispetto al fusto, inclinazione della stessa, forma ed ergonomicità della parte impugnata, posizione di attacco elastici ed altri componenti. Tuttavia, questo può non bastare se il fucile non possiede una massa adeguata che aiuti ad assorbire il forte rinculo che in tal caso verrebbe contrastato solo dalla forza del polso.